affrontato in comitato il tema solito, nel senso che è stato già affrontato più volte, come sapete, in diverse riunioni, delle problematiche dei flussi migratori nella città di Ventimiglia. Il sindaco ha rappresentato la situazione e le forze dell'ordine hanno invece descritto la loro attività e la situazione dal loro punto di vista. C'è una situazione che più o meno non è mutata da quella degli ultimi mesi. Sul punto che forse vi interessa di più, della struttura di accoglienza e identificazione di migranti, il sindaco ha confermato la totale indisponibilità della sua amministrazione al consenso a un'apertura di una struttura di accoglienza per immigrati, che era stata già rappresentata nelle precedenti riunioni, che ovviamente è un vincolo formale a una possibilità di fare un bando in tal senso. Le forze dell'ordine hanno, come detto, rappresentato con dati loro la realtà della città, che sul piano dell'indice di criminalità non desta alcuna preoccupazione, anzi c'è una diminuzione dei reati, parliamo di criminalità in senso stretto, una piccola percentuale è ad opera di immigrati e vi è un alto livello di risoluzione dei casi, quello dell'altro giorno lo dimostra, insomma, che in poche ore sono stati indagati gli autori di un'aggressione abbastanza pesante, eclatante e fastidiosa. Permane, sottolineato dal sindaco, un problema più di decoro, di degrado della città, con diversi bivacchi in situazioni della città stessa, sui quali ovviamente gli interventi delle forze di polizia, come comprendete bene, sono molto più ridotti, insomma, perché non riguardano un'attività di reato dal quale possa derivare un intervento delle forze di polizia. Analizzata questa situazione, ci siamo dati appuntamento a domani, perché è previsto nella tarda mattinata l'arrivo di una delegazione del Ministero dell'Interno, del Dipartimento delle Libertà Civili e Immigrazione, col prefetto di Bari a Ventimiglia, dove affronteremo ulteriormente il tema, anche per vedere, alla luce anche di questa difficoltà ad aprire un centro di transito e identificazione di immigrati, quali iniziative possono essere assunte a livello ministeriale per venire incontro alle esigenze della cittadinanza di Ventimiglia.